Qual è stato il risultato dell'incontro in sintesi? Beh, abbiamo sperimentato una collaborazione nuova e molto utile tra la città di Firenze e la Commissione europea, in particolare il commissario per l'ambiente, grazie anche all'intervento del Ministro dell'Ambiente, perché i fenomeni ambientali, penso ad esempio al cambiamento climatico, all'inquinamento, si possono affrontare solo se si agisce a più livelli. Non basta soltanto lavorare a livello di comune, bisogna lavorare a livello di regione e di Stato e poi a livello internazionale. Ed è inutile che i grandi summit europei individuino strategie se poi queste strategie non vengono concretamente realizzate nelle città. Per questo abbiamo affrontato il tema dei rifiuti, il tema del traffico, il tema anche dell'innovazione tecnologica. Sui rifiuti abbiamo confermato l'obiettivo della città di Firenze di arrivare al 70% di raccolta differenziata entro il 2020. Abbiamo inoltre confermato l'obiettivo di ridurre l'emissione di CO2 del 20% entro il 2020. Sono tutti obiettivi fissati dall'Unione Europea. Come? Lavorando innanzitutto sul traffico. Non c'è dubbio che la tranvia, come ha riconosciuto anche il Commissario Europeo per l'Ambiente, è la prima soluzione più efficace, perché già con la linea 1 noi abbiamo raggiunto l'obiettivo di ridurre 2.000 veicoli privati al giorno il flusso di traffico. Con le linee 2 e 3 arriveremo a 5.000 veicoli al giorno in meno, e questo di per sé. Ma quando ci arriveremo? Beh, l'abbiamo già detto, febbraio 2018, quindi gli obiettivi sono molto, molto chiari e molto precisi. Queste sono misure strutturali, così come il car sharing, che sta avendo un gran risultato. Passeremo da 600 veicoli attuali a 1.000 entro l'anno, potenziando quindi anche questo diverso uso di veicoli, e quindi convincendo sempre di più i cittadini a lasciare la propria moto, la propria automobile a casa. Questo deve essere l'obiettivo. Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, sia il commissario che il ministro dell'ambiente hanno confermato la politica europea e nazionale, che è quella di prima di tutto eliminare le discariche. Non dobbiamo dimenticarci che in Italia abbiamo troppe discariche, siamo il paese fanalino di coda per questo dato. Noi conferiamo in Italia più del 30% di rifiuti nelle discariche, con tutto quello che ne consegue in termini di costi, di danno all'ambiente. La soluzione è aumentare la raccolta differenziata e conferire quello che non è differenziabile, che quindi non si può riciclare, nei termovalorizzatori. Il Ministro dell'Ambiente ha confermato il piano italiano degli impianti di termovalorizzazione, cioè 7 impianti che servono proprio a integrare la raccolta differenziata. Questo i cittadini, secondo me, vogliono sentirsi dire, se ci sono delle soluzioni, delle strade chiare per ridurre l'inquinamento anche a favore della salute, a partire dal traffico e per finire al campo dei rifiuti.